La fusione è forse quello che riassume meglio cosa sono stati questi due. Un'amicizia che non ha colori. Andrea e Luca, il 10 che ha giocato per il 9 e poi si è trovato a sostituirlo. E chissà quanto ne avranno parlato della sfida di oggi. Quanto si saranno provocati, perché sarà stimolante e difficile al tempo stesso. E se è vero che alla lunga al cuor non si comanda, è innegabile una cosa: avversari sì, nemici mai. Juventus e Inter, Campolunghi e Fratino, ma non solo. Bentornati sul mio canale, benvenuti in questa nuova puntata della YouTuber League, il primo evento del 2024, in un momento storico di un certo peso, perché queste due anche in Serie A si stanno giocando il titolo. Qui si giocano la qualificazione alla finale d'andata della YouTuber League. Però ovviamente i bianconeri, per tanti motivi, partono con qualche favore del pronostico. Se ci seguite su Instagram già lo sapete, ma vi ricordo di farlo, così come vi ricordo di iscrivervi a questo canale per non perdervi nessuna partita della YouTuber League e tanti altri contenuti anche dietro le quinte. Partendo da oggi, e quindi da bianconeri e nerazzurri, dalla rivalità infinita della Derby d'Italia, chiamo ovviamente accanto a me Lasagna. Ciao Fede. Per capire meglio anche, ciao Lasa. Un esatto. Po' che succede in questo girone, no? Che succede in questo girone? Abbiamo la Juve che è nettamente in vantaggio perché dovrebbe perdere con 4 gol di scarto e l'Inter al massimo. Esatto. E l'Inter invece per passare, qualificarsi alla finale d'andata, dovrebbe vincere con 5 gol di vantaggio rispetto alla Juve. Oltre al fatto che vediamo Fratino per la prima volta giocare contro Campolunghi, abbiamo anche delle new entry nell'Inter, come per esempio un altro ex juventino, Gilbert Nana. Oggi lo vediamo giocare nell'Inter. Sempre ridere Gilbert, penso a Blur, ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi, voi mi conoscete benissimo, Gilbert Nana, campione del mondo di palli di testa con 20.400 palli in 2 ore e 15 minuti. Però probabilmente insomma sarà anche una partita importante per lui, no? Al di là della rivalità mai da nemici, dicevo, tra Campolunghi e Fratino. Luca tra l'altro si sta facendo desiderare perché non sì, è ancora arriverà arrivato. Un pochino in ritardo però oggi, perché diciamolo, per motivi di lavoro ci raggiunge, potrebbe anche arrivare a partita iniziata, che fa un po' il coatto. Motivi di lavoro o magari motivi di superbia, perché sa che se iniziasse a giocare prima magari la Juve stravincerebbe sull'Inter. Pensavo dicesse donne, ho detto superbia, vabbè, va bene lo stesso. Kinoshi, ti volevo chiedere qual è il clima di questa partita? Beh, siamo carichi, anche perché noi l'ultima finale l'abbiamo persa anche abbastanza malamente, quindi non vogliamo toglierci la possibilità di fare un'altra finale d'andata, sperando di chiuderla come l'abbiamo chiusa a Roma più di un anno fa. Ma diciamo che siamo tranquilli, perché comunque per passare dobbiamo fare un'impresa, quindi in caso di non riuscita fa lo stesso, punteremo al girone di ritorno. Ti vedo carico? Non ancora, però vediamo, questa volta spero di far palo gol e non palo come fatto con te. Grazie, ciao, buona partita. Oggi ragazzi ho avuto la chiamata dell'Inter e voi lo sapete benissimo la situazione che abbiamo già nell'Inter oggi. Siamo messi male e io ho avuto la fortuna di essere chiamato pure da uno mano all'Inter. La squadra della Juve, voi lo sapete benissimo, hanno tanti giocatori grandi come Campolunghi e Zacchino e tanti altri. Ma noi facciamo parte della gente che non molla mai. Noi crediamo fino alla fine. Buona. Nego Iva, ragazzi. Non si molla niente, ragazzi. Perché la gente come noi non molla mai. Grazie, grazie. A noi non interessa niente avere del vantaggio. Siamo venuti qua per vincere tutte le partite come abbiamo sempre fatto. E quindi anche oggi proveremo a replicare quello che abbiamo fatto di buono gli anni scorsi. E anche quest'anno che siamo partiti molto bene. Colpo gobbo, siete ormai a un passo dalla qualificazione per la finale d'andata. Direi che ormai questa partita è solo una formalità, no? No, 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 no. Formalità zero. No, perché l'Inter a mio parere è una squadra che, anche se ha avuto difficoltà con la Lazio, per individualità spicca parecchio. Fratino, Gunter sono giocatori di grande livello, per quello che è il livello ovviamente della YouTuber League. Siamo qui con Andrea Fratino, che lo vediamo per la prima volta giocare contro la sua ex squadra e anche contro il suo grande ex compagno del campo e non solo, Luca Campolunghi. Come sarà? Sicuramente io l'approccio sarà una partita come le altre. Mi sono sentito con Luca fino a mezz'ora fa, quindi cercherò di portare a casa la vittoria, ci proviamo. Ma sarai un po' più clemente visto che hai dei precedenti con questa squadra? Io cerco di far vincere la mia squadra attuale, sicuramente se segnerò non esulterò. Allora, oggi dobbiamo fare un vero e proprio miracolo, intanto per il passaggio del turno, però secondo me non è la cosa più importante, nel senso che sappiamo che è tosta, ma vogliamo prendere intanto questa partita per tornare a vincere e anche per prepararci al meglio poi alla fase del ritorno. Quindi speriamo di aver trovato un po' la quadra rispetto alla prima con la Lazio e incrociamo le dita.
Qui ragazzi abbiamo iniziato il nostro percorso. Torino-Juve-Inter è stata la partita più pazza che abbiamo giocato, però quel percorso è stato positivo. Oggi abbiamo un vantaggio, ignoratelo, divertiamoci, vinciamo comunque anche questa partita, rimaniamo imbattuti nelle fasi a gironi e andiamo a giocarci un'altra finale. Non andiamoci già per persi, perché comunque 5 gol sono tanti, ma non è impossibile. Secondo me il passaggio del turno è fattibilissimo, quindi ognuno deve dare il massimo, rispettiamo i ruoli. 1, 2, 3, Juve! La gente come noi! Non mai! La gente come noi! Non mai! Facciamo spaccare tutto lì, ragazzi! 1, 2, 3, Juve! Siamo pronti a presentare l'Inter. Tra i pali torna oggi in porta Fantabet. In campo Insa, Venom. È un ritorno anche per Stefano Raimondi. Allenato in Summer Cup, oggi esordisce Ematoshi. La Summer Cup lui l'ha giocata con la Juve. Gilbert Nana. E l'Italo Gunther, un po' è la sua partita, ma non solo. E il DS, Andrea Fratino. E per chiudere il capitano dell'Inter, la Juve è una delle sue vittime preferite, Gnabry. E adesso uno switch musicale, perché adesso tocca ai padroni di casa, adesso tocca ai vice campioni della YouTuber League. Entra la Juve, in porta Instakeeper Kinoshi, colpo gobbo, Nico dei Footwork, la maschera, Pipega, seconda presenza in bianco-nero per Giastron, Zachinho, un po' era la partita di Fratino ma un po' è anche la sua, il miglior marcatore della squadra e della passata edizione della YouTuber League, ci ha fatto attendere ma è arrivato, col 9, Luca Campolunghi. E adesso tocca al capitano Luca Toselli. Eccole qui a centrocampo con Dav in panchina a guidare da mister i nerazzurri. Lo sentiremo ovviamente nell'arco della partita, visto che dirai assente Tatino, quindi Juve senza allenatore, autogestione, ma sono stati bravi anche l'anno scorso senza allenatore. Vedremo cosa sapranno fare. Ora, Juve-Inter lo scorso anno è stata una delle partite più belle. Quel 6-6 ricorderete a Torino, poi calci di rigore con la prima storica vittoria della Juventus in generale tra YouTuber Summer Cup e YouTuber League. Mentre l'Inter, insomma, quella sconfitta l'accusò parecchio perché poi ne ha vinte poche da quel giorno in avanti, almeno nella YouTuber League. È cominciato il derby d'Italia! Occhio alla pressione di Ron Gilbert. Difende il pallone, Ron a toccare, mentre Gilbert danza su quel pallone, anche lui cerca la connessione. Vai con le mani, mani, Gilbert, mani, mani. Grazie. Le mani Gilbert, che ricorderete contro la Lazio aveva detto chiaramente all'Inter serve un rinforzo sul mercato, si è autocandidato ed eccolo qui in campo, Fratino dentro per Venom, Instakeeper Gilbert! Gilbert! Proprio lui! Subito gol dell'ex! Gilbert Nana! 1-0! Chiede ai suoi di usare la testa. Gilbert ha fatto 1-0. Partenza dell'Inter in stile partenza della Lazio a Napoli. L'anno scorso non dovevano vincere con tanti gol di scarto, ma adesso la Juve risponde con Ron. Tocco dentro a cercare Campolunghi che non la tiene. Campolunghi che non si è scaldato perché è arrivato all'ultimo. Inter che è a meno 4 in questo momento dal traguardo. Cori per Gilbert. Occhio perché il pallone è buono per Gnabry, zona tiro destro! 2-0! 2-0! Ma come sono partiti? Come sono partiti? Ha spasso il pallone, dribbling, occhio che si apre Pipega, Zachinho va da solo, vuole inventare qualcosa. Vicino sempre Ron, lob per Campolunghi alla sua zona, Campolunghi giù! Arbitrino dice che non c'è nulla. Campolunghi è rimasto a terra ma Zachinho ha recuperato. Occhio a Zachinho che prende il fondo, altro contatto. Calcio di punizione. Calcio di punizione per la Juve, che siamo fuori area. Occhio perché Luca è rimasto giù. Luca è rimasto giù. Momento ovviamente molto importante. Primo episodio chiave della partita. Primo episodio da The Corner. Sostanzialmente Campolunghi batte a terra addirittura. Luca che tra l'altro da più di un anno convive con un problema alla caviglia. Lo facciamo un applauso a Campolunghi?
scorso saltò proprio Juventus-Inter, poi giocò la partita contro il Milan. Mentre la Juve gioca, c'è calcio di punizione con Pippega sul muro. Ancora palla in zona Pippo, deviazione e palla in fallo laterale della parte opposta. Rientra Luca e la Juve torna in parità numerica, sotto di due ma ancora aritmeticamente in finale d'andata. Alza la testa e anche il pallone in zona Campolunghi, tacco splendido Pippega, Fantabet a chiudere. È ripartito Fratino dalla parte opposta, ritmi altissimi, corre Andrea Fratino, instakeeper, palla in zona Gnabry che non trova la porta. Che bella partita, che bel derby d'Italia, è 2-0 ma è tutto aperto perché all'Inter non basta e la Juve sta cominciando a giocare. Gnabry vuole chiudere il triangolo con Gilbert, palla buona per Campolunghi. Zaghinho è andato Pippega, è tornato Gunter. Zaghinho per terra e Fratino in possesso. A destra Gnabry, Zaghinho la porta, tocco dentro per Venom, ancora instakeeper. Poi Gilbert in qualche modo zona Fratino che la mette giù. Poi apertura per Gunter che prepara il destro, largo. Gnabry insiste su Nico. Kinoshi aggredito dai Matoshi che è appena entrato in campo. Questo è il suo esordio assoluto da giocatore dell'Inter. Occhio alla palla verticale su Campolunghi, vuole iscriversi a questa partita? No, perché c'è Italo. E quindi Matoshi dalla parte opposta, messo in movimento proprio dal nostro argentino. Fratino, occhio a che zona tiro, va dentro a cercare Gilbert. Si addormenta Nico. Fratino! Fratino! Non esulta, ma fa 3-0. Ha spaccato la porta. Andrea Fratino, bentornato. Ce la fa per il momento, Chiamaron in campo, si deve fermare Luca Campolunghi con la Juve sotto di 3. Dopo il gol di Fratino si ferma Campolunghi che adesso va a farsi sistemare qualcosa. Gilbert la dimentica per strada e quindi Zaghinho può ripartire e andare in velocità. Sempre Zaghinho che spinge, Italo lo ha chiuso e sta anche ripartendo. Italo tiene con il fisico, poi il tocco è per Ematoshi, è ripartito Italo, Ematoshi lo guarda ma la porta sul sinistro, Ematoshi 4-0, eccolo il valore di Ematoshi alla prima dal giocatore dell'Inter. È meno uno adesso per l'Inter, è meno uno. Cori per Luca adesso che si sta riprendendo. Mentre la sua Juve anche senza di lui ci prova con Ron al limite su Zaghinho che non controlla molto male questo primo tempo della Juve fino adesso. Zaghinho se la riprende, non c'è fallo e palla piena, rimane a terra Gnabry ma gioca Zaghinho. Il tocco è su Nico, va a stringere Gilbert, dentro Pippega, largo Toselli, arriva l'apertura che non è male per Ron, dentro l'area, rimorchio c'è anche Toselli, servizio, controllo in qualche modo di Toselli che deve riaprire, sempre su Ron, uno contro uno con Inza, la spostata, altro tocco fuori su Toselli, Gnabry, ma non è finita, sì che è finita perché è ripartito Gunter e poi ha aperto su Ematoshi. Inter con tante maglie ad attaccare, corre Ematoshi dentro il pallone su Gilbert, Kinoshi e poi la maschera perché Fratino non si era accorto di avere a disposizione quel pallone. Parte opposta Ron, ritmi adesso altissimi nuovamente con Zaghinho che deve creare, anche ragionare, va sul destro Murato, non si arriva neanche in porta per la Juve. Fratino è andato in velocità, ha salutato la maschera, sempre Fratino fino in fondo, alla fine l'ultimo tocco è di Zaghinho, calcio d'angolo per l'Inter. Che Inter in questo primo tempo, angolo già battuto, instakeeper, e questa è una parata che può fare tutta la differenza del mondo, mentre Luca come un super saiyan di terzo livello mette a posto il codino, torna in campo, esce Toselli mentre il pallone è sul fondo perché l'Inter continua a giocare. Che partita stiamo vedendo. Toselli porta spasso, poi la puntata di Toselli, palo di Luca Toselli da casa sua con la punta, ha sorpreso Fantabet. Gnabry, Matoshi, Pippega chiude, lo chiudono in due perché c'è anche Zaghinho, sta arrivando Gnabry, Pippega lo salta, che qualità del Pippega che poi cerca un'altra giocata, finisce giù, arbitrino dice tutto ok e quindi Matoshi sta ripartendo, fischia tutta Torino, sentite tutta Torino per il mancato fischio su Pippega, mentre c'è Campolunghi, nonostante tutto è qui e segna. Va
Zacchigno morbidissimo, troppo lungo per Campolunghi. Sta arrivando Fratino addirittura dalla parte opposta. È andato Fratino che è un altro passo rispetto a tutti. Punta la maschera giù, calcio di punizione per lui. Vuole battere subito Fratino, che poi non può perché c'è giallo per la maschera. Primo ammonito della partita. No, 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 ragazzi, no. No, Stigori no. Grazie. Bene tutto, possiamo non essere d'accordo con le scelte arbitrali, ma evitiamo di andare oltre. Va Gunther. No, non va Gunther. Perché? Pipega si è fatto una passeggiata. Occhio, occhio, che succede? Che succede? Che Pipega si è nervosito con qualche tifoso. Ragazzi, io ne approfitto, l'ho detto già prima su arbitrino. State facendo un tifo meraviglioso, evitiamo di andare oltre con le parole perché poi siamo qui per divertirci, mi raccomando. Vogliamoci bene, evitiamo di andare oltre. Va Gunther! Forse deviazione, togliamo il forse, calcio d'angolo. La toccata Pipega. Perché il sinistro sul muro, a sorpresa, Pipega può ripartire. Dentro c'è Campolunghi cercato, Italo in anticipo, Campolunghi prova a mettere il piede, non è ancora confidente con la caviglia, alla fine Gilbert. Vuole anche uscire, ma non c'è più tempo, finisce il primo 50% del derby d'Italia. La prima metà di Juventus-Inter, 1-4, l'Inter è avanti nel punteggio, ma non ancora nel punteggio generale, diciamo, della differenza reti del girone che consentirebbe ai nerazzurri di giocarsi la finale d'andata. Lasagna, vengo da te, perché dopo questo primo tempo ho bisogno di capire un po' che cosa ne pensano i giocatori. Sblocca questo primo tempo Gilbert Nana con il gol dell'1-0. Complimenti Gilbert. Quali sono i propositi per questo secondo tempo? Ragazzi, vi ringrazio lì a voi, chi siete dietro, chi non guardate tutti i giorni. Come l'ho detto qui all'inizio della partita, è una partita che non sarà tanto 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 facile, perché siamo confronti a una squadra ben strutturata e ben messa. E per fortuna noi, anche noi, abbiamo dei giocatori molto molto forti come Fratino, Gnabry e tutti gli altri. E come me, boh, non posso dire come me, io cerco di dare al massimo. E sono felice di essere il primo che ha dato questo colpo ad andare avanti. Pipega, c'è stato uno spiacevole episodio durante questa partita con dei commenti provenienti dal pubblico. Volevo sapere appunto la tua versione, visto che sei stato il diretto interessato. No, mi è dispiaciuto, perché di solitamente io non mi comporto così. Però ho 39 di febbre, non sto bene, sono qua. No, tranquilla, tranquilla, non sono contagioso. Sono qua per lo spettacolo, per lo show, e onestamente di sentirmi preso in mezzo con sfottò per via della calvizia mi sembra alquanto ridicolo. Il problema è che evidentemente emulano alcuni che non si rendono conto che fanno danni. Abbiamo fatto 4 gol, per passare il turno ne mancano 2. Stiamo facendo una partita di sacrificio, stanno giocando bene tutti i miei compagni, ce la stiamo mettendo tutta, noi ci proviamo. Cos'è successo, Luca? Un duello in area, ho messo giù male la caviglia e mi fa male. Giustamente, sappiamo che però fortunatamente non dovrebbe essere nulla di grave. Questo secondo tempo riuscirei a giocarlo? Per forza, sennò questo qua fa la remontata e chi lo sente poi? Mi sa che la finale d'andata se la giocherà qualcun altro. Mi dispiace, perché so di non poter dare il massimo. Cercheremo di giocare nella maniera più intelligente possibile. Sentiamo adesso anche un commento tecnico dal reparto osteopatia della YouTuber League, che è riuscito a rimettere in piedi Luca Campolunghi per questo primo tempo. Mi prendo un po' la paternità del gol di Luca, però no, gli si è girata la caviglia prima in campo durante l'azione, quindi ci ha provato a giocare un po' sopra, aveva un po' di fastidio, abbiamo fatto una fasciatura, se la sente un po' più stabile. Vediamo adesso come va, per ora è andata abbastanza bene. E si ricomincia, è iniziata la seconda metà di Juve-Inter, 1-4, l'Inter per passare deve fare 2 gol. Subito Ron su Insa. E poi rilancio di Fantabet, per il momento Luca resta in campo, ma condizioni ni, mentre c'è Fratino! Ancora! Non si ferma più e poi finge l'infortunio, ma fa 5-1! E questa è preparata, che roba brutta, l'esultanza di Fratino e Cesarani, 5-1, subito l'Inter, come nel primo tempo, e adesso nuovamente meno 1! Perché arriva un fumogeno intanto, rosa, come un colore tradizionale della Juventus, e quindi va bene così. Oppure un fumogeno per arbitrino, il che sarebbe pazzesco. È per te arbitrino, dicono. Parte Zacchigno, deviazione e palla che non è entrata. Voi avete visto come, io personalmente no, ma è calcio d'angolo. Angolo di Pipega, forte e teso, deviazione, palla in zona maschera, controllo e destro a giocare nuovamente dentro con Italo, che però chiude ma arriva Zacchigno.
Le finte di Zachigno che poi ha aperto. Pippega al cross. Arriva Toselli! Fuori! E quindi insta key per lanciare. Palla per Campolunghi, stop col petto. Poi si pianta. Stavolta contenuto bene. E quindi te lo sta ripartendo con il pallone su Fratino. Ancora Italo e zona tiro. Ha aperto su Gilbert che è solo a destra. Forte e teso insta keeper. In due tempi. Può portarla a spasso perché c'è campo. Guarda anche la porta. La maschera, deviazione di Campolunghi che l'ha arpionata. E poi Italo che allontana. Palla in zona Zachigno, ma se l'hai mangiato Gnabry. Non si mangia Ron. Poi resiste però Gnabry. Arriva anche Gilbert a dare manforte. Alimenta Gilbert sul fondo. Gilbert per Gunther. Verticale con Nico che si fa passare da Gnabry che sta arrivando. Nico in qualche modo. Molto bravo qui Nico dei footwork. Quindi Pippega che si gira dalla parte giusta. Tocca, fallo, punizione. Giallo in arrivo. Giallo in arrivo a Raimondi, che diventa il secondo ammonito della partita dopo la maschera nel primo tempo. Altra rimessa su Gilbert, palleggio, Fratino, finta di corpo e poi contatto, alla fine arriva comunque il tiro in porta, contatto molto dubbio destro di Gunther sul fondo, contatto molto dubbio, il VAR non c'è ma per me questo da qui è calcio di rigore. Poi altra apertura su Gunther, che cerca il destro, prende in pieno Nico, accalcia anche Gnabry, Fratino traversa, traversa di Fratino, Gilbert! Insta keeper con le mani Fratino a cercare Gilbert, stop, si gira, palleggio, Gilbert rovesciato, insta keeper, insta keeper, e poi Gunther, insta keeper, ultimi 5 più recupero a un gol da una rimonta completata che sarebbe fantascientifica. Ematoshi cerca Fratino dal fondo, spinge su Ematoshi, tutto buono, cross di Fratino d'esterno, lo ha messo fuori Toselli a cercare, o meglio a trovare Gnabry, perché cercava Campolunghi. Gnabry al cross, Gilbert col tacco, la maschera chiude, Italo a raccogliere, assedio Inter, Italo forte, Zachigno a respingere, quindi Campolunghi a Pippega, Pippega è ripartito e tocco su Zachigno, si è aperto Nico, dentro c'è anche Campolunghi, Zachigno calcia! Fuori. Va la maschera, poi la calcia su verso Campolunghi, stop, Campolunghi si gira, Pippega traversa, 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 traversa clamorosa, c'è comunque Toselli alto che ha sbagliato Pippega. Due minuti da adesso, Gilbert, Gnabry, Fratino, ancora su Gnabry, tutti su e tocco dentro, Gilbert si gira. C'è fuori Gunther, servito, non benissimo. Arriva comunque sul pallone Gunther. Rientra sul destro, Gunther ha preso Fratino. E quindi Pippega sulla maschera, che va subito su a cercare Campolunghi. Fantabet di testa, arriva Zachigno. Sta rientrando Fantabet, Italo è solo contro tre, bianco-neri. Calcio di punizione per fallo su Italo. Dribbling di Gilbert, l'Inter non ha secondi da perdere. Gnabry, Italo, su il pallone per Ematoshi che non arriva, cori per Gilbert e cori per l'Inter, perché non è adesso che si deve mollare in casa Inter. Ultimo minuto, ne ha dati due di recupero, palla su per Campolunghi che prova a girarsi lì, sempre Campolunghi vuole addormentare la partita adesso, una partita difficile per lui, ma adesso è mestiere da 9. Non riesce a tenerla, palla buona però per Nico che lascia a sua volta Zachigno, dentro ancora Campolunghi, Fantabet, Pippega, no! Non è vero, calcio di rigore per la Juve, calcio e cartellino rosso, calcio di rigore per la Juve, cartellino rosso, rosso per Gunther, da un rigore negato all'Inter che farà discutere. Va Pippega, Fantabet! Ma il tempo è finito! La Juve perde contro un Inter commovente! Ma non basta! Non basta Fratino, non basta Gilbert, non basta un super Ematoshi! La Juve è la prima qualificata alla finale d'andata della YouTuber League, gioca la sua terza finale intermedia consecutiva dopo le due dello scorso anno.
quella vinta contro la Lazio, quella vinta contro il Napoli prima di perdere la finalissima, praticamente in lacrime. Luca Campolunghi, dopo un finale di partita difficilissimo, Luca, commovente per l'infortunio del primo tempo. Che devi dire, giustamente, c'hai più forze, però ti posso dire, partita difficile, eccolo qui il momento più bello, indipendentemente da tutto, dal risultato, dall'essere avversari di oggi. Che partita è stata, Lu? Brutta. Abbiamo sofferto per 60 minuti. Però, corto muso, perché un gol ha fatto la differenza, è andata bene alla fine da un punto di vista di concreto. Gol pesantissimo, fa tutta la differenza, ma il vero bomber è questo qua. Allora passo la palla alla Lasagna, perché io la voce non ce l'ho più. Adesso ci sono le interviste finali, calde, polemiche. Voglio sentire Fratino, voglio sentire un po' tutti in casa Inter, perché comunque io di cuore devo fare i complimenti all'Inter. Giocare così quando sai di doverne fare 5 di scarto all'altra squadra è veramente molto difficile. L'Inter oggi ha giocato una partita commovente, non mi vengono altri aggettivi. Una grandissima Inter, e lo dico perché quel rigore secondo me c'era, avrebbe meritato di più l'Inter. Allora Andrea Fratino, c'è stato un evento un po' dubbio in questo secondo tempo che riguarda proprio te. Che strano, why always me? Che è un rigore che forse c'era, forse non c'era, o un rigore forse non dato. Sono antipatico ad arbitrino, non lo so, non me li dà mai. Sbagliare è umano, devo segnare magari di più io. Però noi ripartiamo da qui, abbiamo dimostrato di essere una bella squadra. E complimenti alla Juve. Allora io non lo definirei un calcio di rigore non dato, mi sento di aver seguito una linea coerente comunque per il tipo di arbitraggio di questa partita, i calciatori molto corretti, quindi ho fischiato poco, il corpo a corpo, il fisico l'ho lasciato giocare. Qui non si parla neanche dell'intervento di Ron che va contro Fratino. Ron manca l'intervento con la gamba alta, la appoggia per terra, Fratino lo cerca e poi cade per terra. Io so benissimo come agisce Fratino, nel senso non lo arbitro una volta, noto come si comporta, e secondo me quello lì non è fallo. Diciamo che vado a casa contento, ma si poteva far meglio, è partita tutta male. Però diciamo che queste vittorie, cioè questa sconfitta che ci portano in finale, ci servono perché ci uniscono ancora di più, ed è quello che serve per provare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Sicuramente dove si giocherà la finale non saremo questi, daremo tutto fino alla fine. È una finale amara, devo dire la verità. Sinceramente in questo momento non riesco a pensare al fatto che andiamo a giocarci la Coppa, quanto più al fatto che abbiamo fatto una brutta prestazione. E dispiace perché persone erano venute anche per vederci giocare, e poi oggi è andata un po' così. Quindi complimenti all'Inter perché ha fatto una gran partita. Siamo partiti fortissimi, abbiamo tenuto il ritmo dall'inizio alla fine. Questo deve essere il trampolino di lancio per tutta la fase di ritorno, perché secondo me saremo protagonisti e oggi l'abbiamo dimostrato.